Prova l'Ascoli a venire in avanti, Mino Lascina, un giovane molto interessante, proviene dal Monopoli, lancia molto bene Giordano sul filo del fuorigioco, Giordano si presenta solo davanti a Fiori ma sbaglia la mira. Ascoli aggressivo ma Lazio subito in gol, è il tredicesimo, Stroppa lancia Doll, Luisi pasticcia e Doll non deve far altro che depositare in rete. E l'1-0 è anche l'inizio di un momento molto difficile per l'Ascoli. Ancora Stroppa, grande protagonista, lancia Sosa, Sosa semina i difensori come Birilli e Lorieri devia di piede. Passa appena un minuto, il colpo di testa è di Pin sotto la traversa, poi la palla finisce dentro fuori, comunque per l'arbitro è al di qua della linea bianca. Prova l'Ascoli a reagire con Giordano, ha una buona opportunità. Sul finire ancora Benetti all'occasione dell'1-1, ma Fiori si oppone. Ancora un'opportunità per Giordano e per l'Ascoli sul finire, Giordano in becca per Golizzi, palla fuori di poco, ripresa davvero pirotecnica, subito pareggia l'Ascoli, sinistro di Giordano nell'angolo opposto, Sosa va via in contropiede, gran botta all'incrocio ed è il 2-1 per l'Ascoli, ancora l'Ascoli con un contropiede classico, Stroppa sulla destra e lancia ancora per Sosa, doppia finta e palla in rete e il 3-1 è anche la partita che praticamente finisce in questa circostanza. L'Ascoli prova a reagire ma per il resto per la Lazio è accademia e vedete il gol di Bergodi che porta il punteggio al 4-1.